Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, è l'8 maggio, una ricorrenza che è molto sentita con il cuore di noi italiani, ecco, particolarmente di quelli campani, diciamo, del sud dell'Italia, ma credo che sia anche abbastanza popolare e diffusa un po' dovunque. Oggi è la festa della Madonna di Pompei e stiamo quindi celebrando la messa in onore della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, perché a Pompei si venera appunto la Madonna e si venera l'immagine miracolosa della Madonna del Santo Rosario. Tutti quanti sanno questo. E il Beato Bartolo Longo era devotissimo del Rosario ed è stato uno degli apostoli, uno dei tanti apostoli del Santo Rosario. Questa bellissima messa ci pone dinanzi dal primo mistero gaudioso e il secondo, il Vangelo che abbiamo appena proclamato, il Salmo responsoriale che abbiamo proclamato insieme al Magnificat, e poi la prima lettura ci pone un po' il senso della preghiera del Santo Rosario, appunto il perseverare nella preghiera con Maria, e anche l'antefatto del terzo mistero glorioso, ecco, perché subito dopo il brano che abbiamo letto c'è appunto la discesa dello Spirito Santo, quindi la Madonna ha preparato gli apostoli a questa grande effusione che è il terzo mistero glorioso. Ora, parlare del rosario adeguatamente, specialmente in una piccola omeria feriale, è cosa molto molto difficile. Il rosario sappiamo benissimo che è preghiera di origine devozionale, preghiera semplicissima per certi aspetti e profondissima per altri aspetti. I papi si sono veramente prodigati per, come dire, inculcare, se si può usare questo termine, ai fedeli, l'importanza del rosario, la sua bellezza, la sua grandezza, anche la sua capacità genuinamente formativa per quanto riguarda la fede. Mi ricordo bene, insomma, di qualche anno fa il Rosario Virginis Maria di San Giovanni Paolo II, dove il Sommo Pontefice, tra l'altro, fece alla Chiesa il dono di completare, se così vogliamo, i tradizionali misteri del Santo Rosario con la possibilità di meditare anche sui misteri della luce, in modo tale che nel Santo Rosario fosse praticamente contenuta come in sintesi tutta l'opera della nostra redenzione, perché comincia appunto con il Fiat di Maria, che è il primo mistero glorioso, dall'incarnazione fino alla glorificazione di Maria. Gli ultimi due misteri gloriosi sono la perfetta glorificazione di quella creatura che rappresenta l'umanità, come dire, redenta in maniera più perfetta come è stata la Madonna, e quindi già, come dire, in pienezza, gaudente di tutti gli effetti e i frutti dell'opera della creazione e della redenzione, perché questo in fondo è Maria. Il quarto e quinto mistero glorioso celebrano questo. Quindi è preghiera veramente straordinariamente formativa. I misteri della gioia che ci fanno vivere ogni giorno, appunto, l'incarnazione, la bellezza della visita della Madonna, dove c'è il più grande canto di lode che sia mai stato rivolto al Signore, la nascita di Gesù, il mistero del Natale, insomma, che è vivo nel cuore di tutti noi credenti. Il quarto mistero ci riporta la Candelora, il 2 di febbraio, la presentazione di Gesù al Tempio, poi lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù e tutti quanti i misteri della sua vita nascosta, anche un po' contenuti nel quinto mistero gaudioso. Poi vediamo tutto il ministero pubblico di Gesù, a partire dal battesimo, il primo miracolo, con cui ricordiamo i miracoli che ha fatto, le nozze di Cana, l'inizio della predicazione, ricordiamo il Vangelo che Gesù ci ha annunciato, la trasfigurazione, ecco, che mostrò un anticipo della gloria di Gesù e anche della nostra, se vogliamo, poco prima della passione, e poi quella bellissima cosa che è l'istituzione dell'Eucaristia. Ci addentriamo dentro i misteri dolorosi che oggi abbiamo meditato, essendo oggi venerdì, dentro i passaggi fondamentali della passione spirituale e fisica offerta da Gesù per noi, e poi stiamo dentro i misteri della gloria, tempo che stiamo ancora vivendo con la Chiesa, la risurrezione, l'ascensione, che pone fine, diciamo, alla esperienza terrena di Gesù sulla terra, la Pentecoste, che pone fine al tempo pasquale ed è il punto d'inizio del tempo della Chiesa in cui stiamo tutti quanti noi, e poi la glorificazione di Maria Santissima. Quindi capiamo che stiamo proprio dentro
al 100% tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto per noi, e lo facciamo meditando, recitando la preghiera che ci ha insegnato il Signore, che è la preghiera cristiana per antonomasia, e l'Ave Maria, in cui affidiamo all'intercessione di Maria Santissima ogni nostra preghiera, con le parole tolte dalla Sacra Scrittura, perché la prima parte dell'Ave Maria è la salutazione angelica e le parole che Santa Elisabetta rivolse alla Madonna, e la seconda parte, che dopo aver fatto proprio il contenuto del Concilio di Efeso, chiamando la Madonna Santa e Madre di Dio, e dice a nome della Chiesa, appunto, prega per noi. Ecco, perché chiediamo la preghiera di Maria? Perché la preghiera di Maria, in quanto lei è santissima, innocente, senza macchia, colei che ha dato a Dio la gioia di vedere la bellezza della sua creazione, è particolarmente gradita al Signore. Ecco, chiudiamo volgendo uno sguardo alla Madonna, alla luce del Vangelo che abbiamo letto. Ecco, penso che c'è da apprezzare molto la nuova traduzione della CEI, che ha restituito un pochino di giustizia ad alcuni passaggi di questo Vangelo. Per esempio, la risposta che Maria dà all'angelo non dice come è possibile, ma proprio traducendo letteralmente dal greco: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Quindi la Madonna non sta mettendo in dubbio la parola dell'angelo, ma chiedendo spiegazioni. E poi in particolare mi piace farlo notare, perché l'ha notato più di qualche santo evidentemente molto prima di me, la risposta di Maria all'angelo. La Madonna non dice: eccomi, sono la serva del Signore, che ancora diciamo noi un pochino in italiano, anche quando si recita l'angelo in italiano, l'angelo in italiano. Non è una questione di lana caprina, no? Uno vuole fare il pignolo, il don ferrante della situazione. La Madonna dice: ecco, qui c'è ancora la serva, meglio sarebbe dire la schiava in greco, no? Ecco la schiava del Signore. Che significa? Significa che l'io di Maria non esiste. La Madonna esiste in quanto colei che in tutto e per tutto ha fatto solo quello che Dio voleva, mettendosi nella condizione di schiava d'amore, chiamiamolo così, cioè nel senso che appena tu non fai neanche tempo ad aprire bocca, che io ho già fatto quello che vuoi. E questa è tutta la quintessenza della grandezza della Madonna, ed è anche perché la Madonna, oltre che nostra madre, regina e tutto e per tutti i titoli che ha, è anche perfettissima discepola di Gesù e il nostro perfettissimo modello, irraggiungibile evidentemente, però di santità cristiana. Bene, ringraziamo Maria Santissima per il dono del Santo Rosario, ringraziamo il Signore per aver creato questa creatura e per avercela data come madre e regina di misericordia e come perfettissimo esempio di vita cristiana. Continuiamo a vivere nella gioia e nella letizia, e soprattutto con la recita assidua del Santo Rosario questo mese di maggio a lei dedicato. Siano lodati Gesù e Maria.